Volevamo darvi il benvenuto come POUL, l'associazione del Poli che, per chi non lo sapesse, si occupa di corsi di informatica e con lo sguardo al software libero, per software open source. Abbiamo un sito che è poul.org, abbiamo un canale Telegram che si chiama POULPOLIMI e potete seguirci anche su Instagram se proprio volete. Abbiamo anche una sede all'edificio 9A che è dove c'è Poliradio, se lo sapete, che è dietro al Poli, dietro all'edificio 9. Potete passare quando volete a parlare di qualcosa, prendervi una birra, fare due chiacchiere. Oggi avremo due interventi, il primo dei quali è tenuto dal professor Varenghi, che probabilmente non ha bisogno di presentazioni al Politecnico, ma ci teniamo a presentarlo lo stesso, professore associato al Poli. Ricercatore presso il DAIB, ma soprattutto membro del POUL per anni, e che oggi ci parlerà della chain of trust in pratica, ma lascio a lui la parola per spiegarvi di cosa si parla. Grazie per la presentazione, grazie per l'invito come sempre. Sì, sono ancora membro onorario del POUL, nonostante l'aspetto tradisca che non sono esattamente uno studente, quantomeno non in senso stretto, ho ancora una matricola. Più di una. Premessa, la consueta premessa che faccio sempre in questo tipo di interventi quando vengo invitato, sono qui con il mio cappello di membro del POUL. Quindi le mie opinioni sono mie e non quelle del mio datore di lavoro. Detto questo, posso iniziare sul serio. Allora, il titolo è un po' provocazione ed è il fatto che ogni programma di grandi dimensioni sia indistinguibile dalla magia. È una mezza citazione da Arthur C. Clarke, l'autore di 2001 Odissea nello spazio, che disse: ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Beh, tutto sommato, un programma grosso qualcosa come 20 volte l'opera Omnia di Shakespeare è sicuramente della tecnologia molto avanzata. E quindi ci si inizia a aspettare che a un certo punto, in qualche contesto, sia indistinguibile dalla magia. Ora, un veloce sondaggio così per sentire la platea: quanti di voi non sono iscritti a ingegneria in informatica? Ok. Avendo dovuto tirare a indovinare, ero più o meno in bolla. Molto bene. Ok. Cominciamo con un mini sondaggio, autosondaggio proprio. Sentite cosa succede nella vita di tutti i giorni quando impugnate il cellulare, aprite la vostra app di messaggistica preferita, che sia WhatsApp, che sia Signal, che sia Telegram, mandate un messaggio e pigiate su invia. Cioè, fino a che punto, pensate per un attimo, riuscite a dare una descrizione dettagliata di dopo che avete appoggiato il pollice su invia, cosa succede, fino a quando l'altra persona non sente pling. Cioè, fino a che punto di dettaglio riuscite a descrivervi, o a descrivere chiunque altro, la sequenza di eventi da tip in avanti? Ok. Di solito la sensazione inizia a dire: sì, oddio, abbastanza, più o meno, no, ok. Iniziate a scorrere un feed infinito di uno qualunque dei social network, o le storie su Instagram, insomma, un qualunque feed infinito di contenuto prodotto da altri, per voi o non per voi, ma a un certo punto prodotto. No? Poi scorrete su Twitter e la pagina non finisce mai. Incredibile! L'avessimo fatto nel Medioevo, era rogo per stregoneria il giorno dopo. Tecnicamente non è così lontano da indistinguibile dalla magia. Se create un documento con un qualunque editor di testo che insomma non sia Ed, Nano o NE, dove è abbastanza semplice l'editor di testo, beh, un editor di testo piuttosto complicato, ricco, che fa impaginazioni in tempo reale, vi cambia i font, le ultime versioni di Office vi suggeriscono: ah, ma guarda, non volevi ritoccare i font con questi che sono più grossi perché per me non li leggi. Poi sono ben mio, per li leggo uguale. Cosa succede nel programma quando state scrivendo e lui si rende conto che i font sono troppo piccoli e vi dice: ingrandiscili, grazie. L'idea è sempre quanto riuscite a spiegarvi di quel che sta succedendo. Ciliegina sulla torta, passate da una suite di Office installata in locale che ormai quasi nessuno ha, a Google Docs piuttosto che non la versione analoga di Microsoft Office 365. Cioè, aprite browser, si materializza programma di editing di testo trasportato da qualcosa. Voi scrivete e la magia continua, perché
perché oltretutto non salvate il documento è autosalvato in remoto. E improvvisamente la persistenza dei dati è garantita circa. Grosso modo quasi sempre. Beh, in tutti questi scenari, alla radice di tutto, quel che succede è o della magia, o che una sfilza di calcolatori uno dopo l'altro ha eseguito dei programmi. Quello che accomuna la vostra comunicazione moderna, che non passa più come i tempi antichi dei cavi sottomarini, per dei segnali analogici modulati su un doppino di rame, questa epoca ormai è finita, temo prima che buona parte di voi sia nata. Non siamo più in un'epoca in cui la vita di tutti i giorni non passa per un computer che esegue un programma. Beh, se questo è vero, letteralmente la valanga di software che ci sta aiutando a comunicare con gli altri, a puntarci delle cose, far la spesa perché voi arrivate in un supermercato e tipicamente c'è una bilancia. Voi posate cavolo su bilancia, prendo cavolo, una verdura vale l'altra, bilancia calcola peso, di solito pigiate il pulsantino, esce immagine di cavolo e scontrino. E nel mentre avete interagito con un calcolatore che ha eseguito almeno 4 programmi diversi. Perché qualcuno l'immagine l'ha visualizzata. Bene. Questa non era la giornata di sicurezza informatica? Sì. Perché se la vostra interazione è con una serie di incantesimi ben concertati, questi incantesimi possono, per definizione, fare qualunque cosa. Voi al momento ci interagite ai morsetti, ma se è una serie di incantesimi, è una serie di incantesimi. Ora, sono concepiti da persone che sono sostanzialmente il vostro alter ego tra 10 anni, quindi non sono malversate, non esploderanno. La bilancia del supermercato non collerà in una piscina di lava con il vostro cavolo sopra, di solito. Qualche volta sì, ma non sempre. E quindi non vi aspettate che vada storto qualcosa. Ma se il problema è di sicurezza, improvvisamente il fatto di basarci su degli incantesimi di cui non conosciamo cosa succede potrebbe avere dei risvolti inattesi. Diciamo inattesi. A questo punto la domanda banale è quanti calcolatori, quanti computer ci sono in questa stanza? No? Allora, qualcuno, cioè mi stanno sulle dita di una mano se li conto i calcolatori di questa stanza? No. Considerato che le mie mani sono qui e non ho insomma, centinaia di dita segrete, no. Evidentemente no. Ci sarà qualche decina di calcolatori in questa stanza? Beh, così, dovendo tirare a indovinare, avete tutti in tasca uno smartphone. Così, dovendo tirarla a indovinare piatta. Quindi ci sono almeno tanti calcolatori quante persone. Ci sono circa 100 persone in questa stanza, un pelo di più se mi ricordo la capienza dell'aula giusta. Quindi c'è almeno un 100-120 calcolatori, più i due oggetti evidentemente dall'aspetto di calcolatore del secolo scorso, soprattutto il mio, i proiettori, il microfono direzionale là sopra. Anche quello fa calcolo della direzione del suono, due conticini, già che c'è, è lì, costa l'occhio, e poi manda via la mia voce. La regolazione delle luci di questa stanza, anch'essa, è pilotata da un calcolatore. Perché? Perché a un certo punto la domanda per gli informatici non è stata più perché non metterci un calcolatore. È stata perché non metterci. Quindi la vecchia immagine che ormai vi consente di discriminare chi è nato prima del 2000 e chi è nato dopo, che il calcolatore è un desktop, un laptop o un server, sì certo, per amor del cielo non hanno smesso di esserlo, ma tipicamente il vero personal computer, dall'immagine poetica e ruggente degli anni 80 di questa cosa grossa come mezzo figo con un monitor, è diventato essenzialmente il vostro smartphone. Il personal computer, a tutti gli effetti il calcolatore personale, ve lo portate in tasca, più personal di così, moderatamente difficile. E in generale una buona regola spiccia è se c'è scritto smart qualcosa sulla brochure, avete uno o più calcolatori all'interno. Uno o più perché le smart car sono delle reti di 100 calcolatori deambulanti che chiamiamo automobili solo perché la componente principale è ancora il metallo con il motore.
ma appunto microfoni TV, lavatrici, smart TV, bellissime, è un televisore, ha un microfono. Cosa si fa un microfono in un televisore? E no, ma i comandi vocali sono comodi. Va bene. C'è una telecamera. Telecamera in un televisore. Sì, no, perché la storia è che risparmio energetico. Cioè, abbiamo messo una telecamera, così facciamo riconoscimento facciale, localizziamo la zona occhi, notiamo se sono chiusi e se tutte le persone davanti al televisore sono addormentate, lo spegniamo. Sembra surreale, è un punto di marketing reale, le televisioni lo fanno. Ed è per questo che alcuni televisori cordialmente, per scaricarsi della responsabilità legale, hanno nel manuale di istruzioni non discutete di informazioni sensibili davanti al televisore. Voi aprite il manuale, leggete non discutete di informazioni sensibili davanti al televisore, aprite l'altro libro che avete accanto a nome George Orwell e vi domandate come mai... La scena che a me, che a un me più giovane, aveva agghiacciato è il protagonista entra in casa, non spoilerò nulla nei primi capitoli, entra in casa e c'è questa descrizione di televisori ovunque, certo per gli anni in cui Orwell lo scriveva era nuovissimo, schermi ovunque con macchine da presa ovunque, telecamere 48, l'età è quella che è, ovunque uno per televisore. Ah, aspetta, avete detto televisore con telecamere e microfoni. Cioè, la differenza principale è che li abbiamo pagati noi. Molto bene. Dopo questo momento di veloce doccia gelata con un idrante di medie dimensioni, l'altra osservazione che vale la pena di fare è questa. Quindi, a un certo punto ho detto computer tante volte, ma cos'è un computer? Un'idea formulata da Alonzo Church, Alan Turing e William Shakespeare, più o meno, l'epoca era la stessa, quando l'ultimo di questi disse... Cos'è un computer? Cosa sarebbe un computer? Se non lo chiamassimo con il suo stesso nome e non avesse la stessa forma, non sarebbe comunque una macchina da calcolo generale? Più o meno. Adesso può assomigliare a Romeo e Giulietta, ma sono cose che succedono. Il punto è, cos'è un calcolatore generale? Qualunque cosa sia in grado di fare un calcolo dopo un programma che gli do in pasto. Per tutti quelli che seguono API, va bene, avete già abbastanza. Per quelli che non seguono API... potete dare una definizione molto generale di calcolatore ed è quello che se scrivo un programma me lo esegue. Sembra crudo, ma non andiamo troppo più in là. Al di là di un 10 ore di formalizzazione, ma sono cose che succedono. Questo vuol dire che tutti gli oggetti che ho appena nominato sono calcolatori generali. Voi date programma, loro eseguono programma. Perché diavolo ho messo un calcolatore generale nella bilancia del supermercato che deve fare una cosa, trasformare peso... in costo delle mele. Non sembra complesso. Potevo fare un componente ad hoc con una tabella di costi di mele e altro e fare peso in costo mele. Perché la volta che qualcuno cambia listino, devo sistemare il componente che fa peso costo delle mele. Se è un calcolatore generale, cambiate il programma, zero costi. Abbiamo invaso la vita di tutti i giorni di calcolatori ad uso generale, e questo è il punto che farà disastri da questo momento dell'intervento in poi, solo perché è più facile aggiornarli, così non li buttiamo, ma quello che prima faceva la bilancia del supermercato, adesso lo fa con anche tre articoli in più. Con questa Smart TV esce un nuovo modo di codificare i video più efficiente e adesso li legge al volo. Ho cambiato il programma, la televisione è un PC molto piccolo con un monitor molto grosso, essenzialmente. O se preferite, è uno smartphone non touch gigante, che tecnicamente avendo le televisioni su Android non è tanto distante da come la progettate. Cioè appiccicate uno schermone a un cellularino. È molto più conveniente e conveniente economicamente, non buttate dell'hardware, insomma, siamo tutti contenti. Siamo tutti contenti fino al momento in cui la questione è che quel che fa un computer è quello che io spero faccia, è solo quello che io spero faccia. Facciamo un esempio concreto di cosa vuol dire posso eseguire qualunque cosa. Era l'anno 1993, sono passati 30 anni quest'anno, da quando un gruppo di ricercatori californiani decide di scrivere un gioco che più o meno ha fatto la storia, nel senso che lo Smithsonian lo espone come opera d'arte. Ebbene sì, i videogiochi sono stati riconosciuti come opera d'arte anche dallo Smithsonian.
Doom fu il primo gioco, discutibilmente, a essere abbastanza realmente in 3D. Nel senso che il protagonista si muove per un livello effettivamente tridimensionale, gli avversari sono dei cartonati digitali, quindi hanno solo una faccia davanti, una di lato e una di dietro, però insomma è un programma abbastanza complesso. Renderizza in tempo reale l'ambiente, vi girate, ci sono delle altre entità, è in multiplayer, insomma. Non è esattamente un programma banale. È ragionevole pensare che se faccio girare Doom, da lì a faccio girare un titolo di testo o altro, non sia troppo difficile. Doom girava, tempi ruggenti, su un 486, che per intendersi è la quarta generazione di Intel, ma non nel senso quella attuale, la dodicesima, andate indietro alla quarta. No, 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 no. Quella attuale è la dodicesima. Voi tornate alla prima, poi notate che Intel si sentiva vecchia e ha cambiato la numerazione delle generazioni. Quella precedente all'attuale prima era in realtà la quindicesima. Ok, prendete quella quindicesima, tornate alla sua quarta e siete arrivati all'8486. Quella gioiosa carretta di processore, perché insomma, design, vabbè, girava a 66 MHz. Mettiamo le cose in prospettiva. Girava a un 200esimo di un desktop medio. E questo gioco richiedeva 8 MB di RAM. Mettiamo anche questo in prospettiva. È un selfie ad alta risoluzione. Okay? Questi sono, tra l'altro, i settaggi raccomandati. I settaggi minimi sono un 386, la terza generazione Intel, e 4 MB di RAM. Quindi un selfie a mezzo busto ad alta risoluzione. Va bene, perché insisto con Doom? Perché è talmente vecchiotto che è diventato uno scherzo tra gli informatici farlo girare su un qualunque calcolatore general purpose, per ricordare a noi a imperitura memoria che calcolatore generale vuol dire generale. Cosa abbiamo fatto? Partiamo da quelli facili. Questo oggetto è un microcontrollore, per confronto questo è un quarto di dollaro. Per quelli meno familiari con la valuta americana è un po' più grosso di un 50 centesimi di euro. Quindi è un oggetto grosso come l'unghia del mio mignolo, metti, togli qualcosa. Quattro di questi vi comprano uno di questo, costa $2. Ed è un microcontrollore di cui diciamo, se la bilancia del supermercato è bella, non lo usate che è un po' lentino, per mettere le cose in prospettiva. E va bene, lo vendono sciolto sulle board, su delle board a mo' di francobollo che potete saldare, è stato abbastanza venduto. È RP perché è la stessa azienda che ha fatto le Raspberry Pi, che si va. Bene, questo oggetto gira due volte la frequenza del 486 precedente, ok, ha poca RAM, perché su microcontrollori deve stare sullo stesso chip e costa un po', e sì, ci gira due. Nel senso che hanno preso questo oggetto, come piloto il video, ho dei piedini, ho dei convertitori digitale analogico, quindi posso pilotare un video. E sì, al link 6 trovate, Doom gira e peraltro ha una frame rate decente da giocarci, insomma fa più di 30 frame al secondo, che su quell'oggetto non è male. Ma questo è un microcontrollore, è evidente che sia un calcolatore, santo cielo. E lo stesso oggetto lo potete incastrare in un mattoncino Lego, con lo schermo. Questo è uno schermino, è un 320x160 monocromo, messo dentro un mattoncino Lego, a cui hanno preso lo stesso oggetto di prima, segato la scheda stampata e incastrata sotto il mattoncino Lego. E lo schermo è touch e il microcontrollore ha un accelerometro, quindi avete la possibilità di muovervi e toccando il pezzo disperate. Funziona. Quindi sì, ci sta in un mattoncino di Lego. È un calcolatore generale, non stavamo barando, no? Va bene, ma alziamo la barra. In fondo, tutto sommato, c'è comunque dentro una cosa che sembrava, se lo guardo dietro. Questo oggetto. Questo. Facciamo l'oggetto. Non ha l'aria di un calcolatore generale. È un modello di trattore della John Deere. Sono 4500 centimetri cubici di motore diesel, estremamente green, e un totale di circa 106 cavalli potenza. È un oggetto che, insomma, pensare di farci calcolo generale sembra strano. Oddio, dipende dal vostro concetto di calcolo, ma non è la prima cosa che vi viene in mente.
Molto bene. È un modello, e questo mi preme, moderatamente nuovo, cioè non è vecchissimo. Non è piuttosto nuovo, mi preme dirlo, perché a un certo punto John Deere, il produttore di trattori, ha deciso che, insomma, perché non mettere qualcosa in più del solito trattore standard a bordo del trattore? Perché non mettersi degli accessori? E secondo voi come realizziamo gli accessori? Con un calcolatore general purpose, un calcolatore generale. Questo vuol dire che su questo oggetto, sì, ci gira due. Questo è lo schermo di pilotaggio del trattore, opportunamente aperto, controllato, il software non era esattamente scritto benissimo, è possibile far sì che voi abbiate mano in riprogrammare il trattore, caricarci Doom, e santo cielo, l'unità di controllo del trattore rispetto al microcontrollore di prima lusso, cioè potete giocare anche con delle mappe ad hoc. Il giovane che ha fatto questa cosa ha rifatto le mappe di Doom davvero con il volante del trattore al posto dell'arma e le spighe. Perché? Così? No? Perché no? È un'ottima domanda. Bene. Questo vuol dire che su un trattore, solo perché c'è a bordo un calcolatore generale, posso eseguire Doom. Ora, fin quando ci divertiamo a fare eseguire Doom più o meno ovunque, il peggio che potete trovare è il chiosco dei biglietti della TM che improvvisamente, oltre ai biglietti, decide anche che è il giorno di una buona partita. Il punto è, a questo punto, spostatevi di prospettiva e da farò girare qualunque cosa perché o beh perché sì, a o beh perché ho un interesse più o meno velato e non ho esattamente intenzioni gentili. Questi trattori sono collegati con un ricevitore GPS e trasmettono in tempo reale l'entità del raccolto a casa, sai mai. Alcuni di questi trattori, quello che ho fatto vedere io è un po' economico, due modelli sopra, sono teleguidati perché sono collegati a un calcolatore che ha un ricevitore GPS, avete la posizione, una bussola, avete l'orientamento, e un modem 3G perché, santo cielo, costano così poco da mettere nei cellulari, vuoi che in un trattore da $20,000 non ne metta uno? Costava poco ed è un servizio in più. Questo vuol dire che potete dirottare trattori a distanza. Questo può essere meno simpatico. Ora, io abitando in campagna, la sensazione di una Miti Trebbia contro mano ce l'ho chiara da quando ero piccolo. Però, quando siete neopatentati, vabbè, ma passo dopo. No? Non è simpaticissimo. Quindi, il primo punto da portare a casa è che se c'è un calcolatore dentro, improvvisamente quell'oggetto, dal punto di vista della sicurezza informatica, non è più un frigo, un trattore o qualcos'altro. È un PC con degli accessori. No? Il vostro smartphone è un computer che ha come accessori un microfono, una telecamera, un sensore di movimento, un ricevitore GPS, un modem 3, 4, 5G a seconda della generazione, di solito una bussola, ed è un PC con questi accessori. Il laptop è un PC che ha un microfono, una telecamera e una scheda di rete, di solito. Il trattore è un PC che ha un ricevitore GPS, un modem e una RATRO. La RATRO non è la periferica tipica a casa, ma è una periferica. Il punto fondamentale è che quando usiamo questi oggetti ci stiamo fidando che il programma che si sta girando su faccia tutto e solo quello che vogliamo noi. E qui arriva il punto dolente. Ci stiamo fidando essenzialmente, cioè quello che facciamo tutti, perché sto letteralmente parlando collegato a un microfono che in realtà viene digitalizzato dal sistema di registrazione di questa stanza, il suono viene impacchettato e spedito ragionevolmente solo alla console di Webex che mi sta registrando recuperando i dati da quel portatile. Se la console di Webex decide che è un buon momento per impacchettare la mia voce, fare il riconoscimento vocale, trascriverla in testo e spedirla sai il cielo a quale attività, mi sto fidando in questo esatto momento che la console di Webex faccia tutto quello che voglio, perché altrimenti crasha e quello si nota, ma che faccia solo quello che voglio. Quindi, a un certo punto, è una vista sobria di cosa vi state fidando.
Se siete l'utente, siete là sopra, in comodo marcato giallo. Le frecce indicano dove transitano i vostri dati, tipicamente dalle vostre manine sul touchscreen, se avete un touchscreen, o sulla tastiera se il vostro oggetto ha una tastiera fisica, e quel che vi viene dato vi arriva o dalla parte screen del touchscreen, cioè lo schermo, o da uno schermo fisico, se l'oggetto ce l'ha uno schermo fisico. Però quel che succede è che tutti i vostri dati, e un'altra osservazione molto sobering è, i nostri dati digitali sono l'estensione del nostro cervello in qualche modo come memoria, letteralmente le foto del mare. Se non vi ricordate il mare, guardate le foto. Quindi in qualche senso il fatto che i dati personali siano orribilmente personali lo è perché sono estensioni della nostra memoria. Estensioni solitamente abbastanza affidabili se il supporto è decente. Quindi state affidando una parte delle vostre memorie a qualcosa che sicuramente passa per un sistema operativo. Chi ha avuto la gioia di Axo, insomma, sta già ridendo. Oltre al sistema operativo c'è una componente di software particolare che chiamiamo firmware, vedremo dopo, ed è il sistema operativo che fa dispaccio dei dati ai programmi che girano. Quindi vi state fidando sicuramente almeno delle scatole verdi. E poi vi fidate anche della scatolina blu, che è l'hardware, che è letteralmente in questo ambito quello che potete lanciare indipendentemente da ciò che gira sopra, cioè il mattoncino. Però l'hardware tutta, alla fine della giornata non è terribile da un certo punto di vista, è ferro fisico, non può improvvisamente essere rimpiazzato con qualcosa che fa altro come ferro fisico. Posso cambiare tutti i programmi. L'obiettivo di questo intero intervento, arrivati ora qui, è in qualche modo porvi almeno la possibilità di scegliere su di cosa fidarvi, di più o meno tutta questa figura. Non dico che andare in para completa sia la cosa giusta, no, si vive male adesso, oggettivamente, e lo sto dicendo io, no? Dall'altra parte, fidarsi di tutto potrebbe non essere la vostra scelta preferita. La cosa che mi importa è che sappiate che c'è una scelta. Poi il percorso è vostro. Allora, un po' per la mia età, quando si parla di scegli tra aprire la scatola e guardare cosa c'è dentro o chiudere la scatola e dire la scatola va bene, si torna indietro a quello che è un film del 99, che è The Matrix, in cui tutta l'intera storia, no spoiler, è incentrata su questa scelta che è materializzata in una scena ormai diventata iconica, in cui uno dei coprotagonisti porge all'altro due pillole. E dice, ora, devo schivare tutti gli spoiler. Pillola blu, la scatola chiusa va bene. Pillola rossa, apri la scatola ma fatti i tuoi. Quello che ci trovi dentro. Le scatole tu. È talmente entrata nel parlato comune, poi beh, il film è carino, che effettivamente abbiamo pillola blu e pillola rossa nel lessico giornalistico americano per ti fidi, blue pill, apri e controlli, red pill. I vantaggi e gli svantaggi sono abbastanza ovvi, però il vantaggio principale del fidarsi è molto efficiente in termini di tempo. Prendo l'oggetto, va. Sicuramente risparmio tempo. Non mi servono competenze specifiche, mi sto fidando dell'incantesimo. Se si rompe devo rivolgermi a uno stregone opportuno. No? In questo Politecnico formiamo stregoni, ingegneri informatici per questo. Però mi fido, no technical knowledge. Ecco, questo vuol dire che a vari livelli, a seconda di quanto volete fidarvi o meno, vi serve qualcuno di cui fidarvi. E per la complessità dei sistemi moderni, la scelta di mi fido di assolutamente nessuno, vedremo che non è impossibile in linea di principio, ma arriva con un'etichetta di prezzo che forse non siete disposti a spendere. Non in termini tanto di prezzo economico, ma di tempo che vi serve per essenzialmente rifare l'ingegneria moderna dal 1970 al 2023, solo perché avete deciso che non era il caso di fidarsi. Il lato positivo è che vi venisse la para, non è impossibile. Il lato negativo è che ci va del tempo. Okay?
Se invece decidete di verificare che il sistema che sto usando, la macchina che sto usando, che sia lo smartphone, che sia il portatile, che sia un microfono, che sia sai se lo che cosa, l'irrigatore automatico, fa quello che dice, certo ci metterete del tempo, dovrete capire un attimo come funziona, è insito nel guarda la scatola, ma siccome sappiamo che non c'è modo di costruire un tester automatico, perché a quel punto potrei costruire un tester automatico di bontà, il programma fa quello che gli sto dicendo, lo costruisco una volta, tutti ispezionano solo quello, ed è il sogno. Imparato come si ispeziona questo programma, è fatta. C'è un teorema che dice che questo programma non esiste, sono problemi tecnici. Quindi non è che gli informatici sono cattivi e vogliono tormentarvi con del lessico strano, è solo che hanno un teorema che dice che non hanno altra via. Ci dispiace moltissimo. Può diventare divertente aprire le scatole, a un certo punto siete buona parte iscritti al Politecnico, assumo, e quindi diciamo che l'istinto da ingegnere dello smontare quello che c'è nella scatola dopo un po' prende il sopravvento e il tempo inizia a passare più in fretta. Può essere orribilmente frustrante, perché è divertente vedere come funziona un oggetto fatto bene, ma quando questa cosa è stata progettata per sbaglio in uno scantinato negli anni 80, la ditta è fallita, è stata rilevata da un'altra, che ha preso il progetto, l'ha adattato a un altro oggetto che non c'entra niente, poi lo sviluppatore è finito in Guatemala a coltivare manioca, ma a un certo punto ha deciso di rilasciare una versione nuova che ha programmato. Voi aprite programma, guardate programma con un misto di ammirazione e orrore. Ammirazione perché cielo e questa cosa funziona, orrore perché... E richiudete. Immaginate la sensazione di riguardare il vostro codice di informatica 1, dopo 2 anni, provate questo esperimento, la sensazione tipica è... Per favore riempite di zero questa porzione del disco. Questo è amplificato per generazioni di programmatori. Caso pessimo, quando il programmatore non è più disponibile. C'è software bancario che è stato scritto da persone che per ragioni biologiche non sono più disponibili. Perché il software è degli anni 50. E se queste persone erano di mezza età negli anni 50, ci sono dei vincoli. Ok, cominciamo nella nostra carrellata a red pill, blue pill, red pill, blue pill, partendo dalla parte facile e andando verso quella più dolorosa. Parliamo di programmi. Vada per la pillola blu, mi fido. Cioè, insomma, c'è gente responsabile a scrivere del software. Gli ingegneri informatici possono autoguardarsi allo specchio in questo momento. C'è gente responsabile e competente che scrive il software. Funzionerà. No? Mi fido. Ok, mi manca solo il farmi arrivare del software scritto davvero da chi dice di scriverlo. Perché anche se mi fido di chi scrive il software, ho il problema di farmelo arrivare. E questa cosa non è banale da risolvere, al punto che per anni il problema principale con Windows non era il fatto che, santo cielo, l'architettura del sistema operativo fosse... Sto cercando un termine gentile, non ce la faccio, orrenda. Quanto il fatto che potevate installare qualunque cosa senza saperne la provenienza. Quindi vi fidavate a valore di facciata di questo programma è pulito. Questo programma fa altre 25 cose che voi non volevate, ma tant'è. Questa cosa è stata risolta paradossalmente all'inizio degli smartphone quando ci si è inventati gli store. O quantomeno. Questo per la comunità degli utenti non informatici. Per gli utenti informatici, la seconda distribuzione di Linux, Debian, ebbe l'idea di dire, ma se tengo tutto il software su un server noto, all'installazione scrivo in un file di test dove trovarlo, ho letteralmente un magazzino, un repository di software. Se lo prelevano da lì, e ho un modo di controllare che sia sano, è andata. Bene, è l'idea dell'App Store di Apple, del Microsoft Store e di Play Store, nel 1995. Funziona? Posso confermarvi di sì. È dal 95 che non si è ancora rotta. Quindi, anche nel caso della pillola blu, un problema da risolvere è come vi procurate il software. Fortunatamente è arrivata convergenza a... Beh, con la macchina vi arriva anche un programma che si procura il software in maniera fidata. Funziona? Pretty much. Cosa vi arriva? Quello che hanno detto, che hanno scritto correttamente. Va? Sì. Voglio invece passare dall'altra parte della barricata e ispezionare
quel che mi provo. Se voglio ispezionare quel che mi provo, cosa posso fare? Beh, io faccio girare un blocco di bit. La macchina capisce un blocco di bit, non delle parole. Come tutti quelli che hanno fatto AXO sanno, caricate del codice binario eseguibile, che è di grande leggibilità. Se vi piacciono le lunghe sfilze di uni e di zeri interpretabili da una macchina. Il prossimo talk interamente è come risolvere questa cosa senza morire. Bene. Se invece decidete di ispezionare il sorgente, sappiate che c'è un problema, ed è la scala. Allora, l'intera opera di Shakespeare sono circa 182.000 righe. Se stampate in un unico documento tutto Shakespeare, sono 182.000 righe. Qualcuno è andato più in là? Sì, Robert Jordan con La ruota del tempo ne ha fatte 297.000 di righe in una saga fantasy. Questo oggetto sono 14 volumi di queste dimensioni su uno scaffale. Ok, in proporzione, il visualizzatore di PDF, il programma che sta visualizzando le mie slide, sono 83.000 righe. Questo vi dice che è un semi-Shakespeare come unità. Leggersi il programma del visualizzatore di PDF prende leggere e non capire che c'è scritto, come leggere Shakespeare e non capire che c'è scritto, più a conto secco di guarda le parole, il tempo di leggere e non capire metà di Shakespeare. La scala, come potete immaginare, è un problema. LibreOffice, che è una suite di Office abbastanza diffusa, sono 2.140.000 righe, metti, togli, qualcosina. Quindi, tecnicamente, sono 11 Shakespeare. Potete essere curiosi, molto curiosi, ma a un certo punto 11 Shakespeare sono tanti. Adesso, io non ho mai chiuso l'intero infoglio di Shakespeare, sono al 70% e garantisco che è lunga. Se vi fidate, è lunga. Qual è stato l'approccio? È stato, beh, a un certo punto non sembra balzano se sviluppo un'applicazione e dare anche il sorgente. Perché? Non mi obbliga nessuno, nessuno mi punta una pistola alla tempia. Però se do il sorgente almeno ispezionabile, che è l'idea del software open source, magari ci guarda anche qualcun altro. E se per una persona 2 milioni di righe di codice sono troppe, per un migliaio sono 2.000 righe di codice a testa. È un primo passo per mettere una pezza alla via Red Pill a come esamino il software. Mettetesi degli altri occhi, e se non ce li ho è un problema. Il fatto che il software sia open source non vuol dire che ci hanno guardato, ma diciamo che sui progetti principali di solito questa assunzione non è troppo classica. Un passo dopo è, se qualcuno ci guarda, trova un problema. In fondo i bug esistono, non credo di dover convincere questa platea. E non può metterci una pezza? Tipicamente ve la segnalerà, voi la correggerete quando avrete tempo. Questo non scala. Dategli il diritto di correggere i programmi e di distribuirli corretti e scalerà meglio. È l'idea della Free Software Foundation, che in realtà è nata con un'idea più scientifica dell'informatica, cioè l'informatica è conoscenza, i programmi sono conoscenza condensata, condivisione della conoscenza è una buona cosa, dunque è un diritto farlo. Quello che Richard Stallman chiama un effetto collaterale molto divertente è che vi consente di ispezionare basi di codice grosse, non sarete i soli, ma in massa ce la si fa. Bene, questo sotto l'assunzione, che voi abbiate codice, binario, e che la traduzione da codice a binario non abbia aggiunto nulla. Sì, il solito paranoico. Adesso qualcuno si è messo e ha preso un compilatore, magari anche commerciale, no? E ha modificato il compilatore perché prenda un sorgente, traduca tutto il sorgente e poi ci aggiunga dei Trojan. Sembra un film di James Bond. È un report dell'Intercept del 2015, quando in seguito a un insieme di documenti usciti accidentalmente dalla CIA, si è scoperto che distribuivano una versione di Xcode, sì, l'interfaccia che usate per programmare su macOS, che alle app, diciamo, aggiungeva del condimento esattamente al momento dell'impacchettamento dell'app. Il fatto che questo condimento fosse incidentalmente una parte di software che estraeva le chiavi dalla vostra macchina e le spediva a un indirizzo prefissato in America è un caso. Il fatto che le versioni modificate di questo Xcode fossero state distribuite su server su cui si sapeva che venivano piratati, tipicamente lato Cina, le copie di Xcode, è un altro caso. No? Sono tutti incidenti di percorso e di traduzione. Quindi sì,
Avete due scelte, voi avete il sorgente e il binario, ma i casi sono due. O partite dal binario e tornate al sorgente, per questo il prossimo intervento, nella sua interezza, oppure avete il sorgente e volete tornare al binario. Anche se è male, lo ricompilo, riotterrò lo stesso. Quasi. Quasi perché se prendete un sorgente e lo ricompilate e avete un binario compilato da altri, non verrà esattamente uguale, non proprio uguale, quasi. Perché? Ad esempio, è fatto da più file da compilare, voi li date in ordine al compilatore, l'altra persona li date in un altro ordine, il compilatore sputa il binario in ordine diverso. Questo è orribilmente frustrante. E succede. Però io confronto i binari e sono diversi. Ci hanno messo qualcosa? Non lo so. Va bene, normalizza l'ordine. Ah, ma gli strumenti di sviluppo tengono traccia di quando ho compilato. Così se un file è vecchio, è nuovo, non lo ricompilo. Ah, quindi c'è la data dentro? Ma la data cambia ogni volta che ricompilo. Ma... va bene, fissa la data al 1 gennaio 1970 per tutto, adesso la data non c'è più. Ok, questo, limate altri 2-3 spigoli fastidiosi e avete quello che si chiama un build riproducibile. Cioè dallo stesso sorgente esce lo stesso binario. È una fatica, sì, ma fatta una volta. Poi chiunque riscarica il sorgente, se lo ricompila, lo confronta col binario che ha, sono uguali byte per byte, sì, e perlomeno il sorgente che ho letto produce il binario che sto usando. L'abbiamo fatto, sì, Debian dal 2013, è stata la prima a saltare sul vagone. NixOS è una distribuzione Linux che mira a farlo per tutto, per qualunque pezzo di binario in quella distribuzione. Voi sapete che riscaricate il sorgente, ve lo leggete perché vi preoccupate, compilate, ottenete la stessa cosa. Lei è arrivata al 100%, Debian dov'è? Ma tutto sommato abbastanza bene. Questo è un plot cartesiano ad oggi, sotto ci sono le date, qui c'è oggi, qui per intenderci c'è 2 anni fa. In verde la porzione di pacchetti Debian, la porzione di programmi Debian che hanno build riproducibile. Tutto sommato non c'è male. Sulle ordinate è circa 30.000 il numero di programmi costruiti riproducibilmente. Quindi voi leggete il sorgente, se vi preoccupate, lo ricompilate e ritrovate la stessa cosa che sta girando sul vostro disco. Non è male ingegneristicamente. Sarà sempre la stessa cosa. Debian l'ha meccanizzato nel come impacchetta le cose, per questo che... distribuzioni più giovani e più irruente. Arch era troppo facile. Arch è bellissima perché è nuovissima, nel senso, è nuovissima come pacchetti, è rolling, man mano che arriva software nuovo lo include, curandosi di impacchettarlo per amor del cielo. È chiaro, ci sono dei momenti in cui la riproducibilità ha avuto dei colpi di tosse, ma tutto sommato il trend è crescente e buona parte è riproducibile, che è un successo. Sì. A cosa sono dovuti quello e il precedente colpo di tosse che è... Tipicamente, cioè, allora, Debian, quello che ho fatto vedere prima, è il grafico di Debian Stable. Quindi Debian Stable è noto anche come Debian Stale o Debian Stantia, perché i pacchetti li aggiornano talmente piano che è adiabatico. Quindi i colpi di tosse sono, c'è un bug terribile che ci è scappato per 10 anni, l'abbiamo beccato e ha rotto 10 pacchetti. Succede. Arch è, diciamo, più veloce nell'aggiungere pacchetti nuovi e ogni tanto finisce male. Ad esempio, se hai il compilatore ad avere dei problemi e tento di riprodurre ciò che il compilatore compila, però con il fatto che Arch è molto molto vicina alla lama tagliente dei pacchetti freschi, insomma, tutto sommato non c'è male. Sì. Tra l'altro non dico che proprio il kernel Linux non è riproducibile, no. Tristemente no, è vero, il pacchetto del sistema operativo utente il kernel su Arch non è riproducibile yet, però i ragazzi, insomma, su Debian sì, ma è solo perché siamo più vecchi. È il vantaggio della vecchiaia. Ok, ma a questo punto io come faccio a ottenere un compilatore? Intendo il binario con cui compilo, quello a cui do impasto il C e sputa il binario. Beh, per compilare un compilatore mi serve un compilatore. È come per fare lo yogurt, prendete del latte e aggiungete lo yogurt. Avete evidentemente un problema di con che compilatore compilate il primo compilatore. Questo perché a un certo punto mi serve, se voglio leggere i sorgenti del compilatore e fidarmi del compilatore che utilizzo per compilare, mi serve fidarmi di entrambi.
Ma a questo punto, se il compilatore binario a contenere qualcosa di malevolo, cioè se il compilatore binario che mi hanno dato, quello da cui ho iniziato, controlla, se compila un compilatore riaggiunge la stessa caratteristica malevola e quando compila software critico per la sicurezza aggiunge dei buchi. Come me ne accorgo? Io gli do in pasto il sorgente di un compilatore buono e esce il binario di un compilatore cattivo. Gli do in pasto il software security critical e esce il software bucato. Questa cosa venne in mente a Ken Thompson, il nome magari non suona troppi campanelli, e la Turing Award 1983 assieme a Dennis Ritchie, il Ritchie di Kernighan e Ritchie del C, per aver inventato Unix. Il ragazzo era sveglio, una persona. Risultato? Disse, e se il compilatore è quello che voglio ispezionare, come faccio? Qualcuno ha proposto, più avanti nel tempo, ma procuratene due di compilatori, compila il compilatore, guarda i due compilati e guarda se sono diversi. Se sono diversi, niente. Ma me ne serve almeno uno di cui fidarmi. Abbiamo preso anche questo problema di petto. Sì, noi informatici abbiamo un gusto per... Ah, questo sembra atroce. È il momento di risolverlo, perché... No, vabbè, non riesco ad andare a letto senza, quindi è il momento di risolverlo. C'è quello che si chiama bootstrappable builds, cioè bootstrapping è l'atto di compilare un compilatore con un altro compilatore. Questo vuol dire che quello che è stato fatto è stato scrivere un microscopico ambiente di esecuzione, piccolissimo, che hanno chiamato X0, è arrivato a 357 byte. Quelli è binario che dovete leggere. Però sono 357 byte, uno fa un respirone, è binario X86, se lo stampa su carta, manuale dell'ISA, due pinte di caffè e via andare. Quello è un interprete per Scheme, di cui MES è un altro interprete di Scheme scritto in Scheme, che consente di far girare MES-CC, un compilatore di C scritto in Scheme. A questo punto, con il compilatore di C scritto in Scheme, che gira sull'ambiente Scheme fidato, voi compilate un GCC un po' vecchiotto, perché è abbastanza piccolo e si compila con poche caratteristiche, da cui ne compilate uno più recente, che inizia a compilare senza C++, l'ultimo, che compila senza C++. E a questo punto, dopo tre pomeriggi di sangue, buona la prima, altri due pomeriggi per i passaggi intermedi, avete finalmente un compilatore in cui tutta la discendenza è completamente tracciata. Non garantisco sul livello di sanità mentale dopo, ma potete guardare il sottoscritto, tutto sommato è andata terribilmente male. Si può avere la compilazione di un compilatore fidata. Qual è stato il gioco? Ridurre il semino di binario che mi devo leggere in binario all'inizio, perché all'inizio erano 60 megabyte, 60 megabyte di binario X86 è oltre il mio stomaco. Come binario crudo, cioè uni e zeri, è oltre il mio stomaco. E quello di buona parte delle persone che conosco. Beh, cosa hanno fatto? Io ho un compilatore, posso ricompilare un'intera distribuzione Linux. GUIX è tirata in piedi da quello, in maniera riproducibile dal nocciolo iniziale. E per i fan di Arch c'è un progetto per farlo con Arch. Attenzione, landmines ogni tanto, ma funziona. Sistemi operativi è facile, dopo tutto è un grosso programma, quindi l'approccio pillola blu me lo danno con il PC, con il cellulare, con la bilancia, mi fido. Non è così insano. Ed è quello che succede se ci pensate nella vita di tutti i giorni. Se bussate sulla spalla a un vostro genitore, difficilmente non si fida del sistema operativo, posto che si sia reso conto che se ne sta fidando. Adesso, i miei sono più vecchi dei vostri, però mi aspetto che, insomma, i vostri genitori non dovrebbero essere più giovani di me, ecco, quello sì, probabilmente. Quindi mi aspetto che siano in quella fascia. Come ottenete un sistema operativo in maniera fidata? È facile, ve lo danno di solito con il pezzo di ferro, anche se non mi piace. Attenzione al fatto che il sistema operativo è quello che media tutte le interazioni dei programmi con l'hardware, quindi è quello che usa davvero l'hardware. Quindi se il vostro smartphone è un computer con un microfono, una telecamera, una scheda di rete, costantemente collegato, un modem costantemente collegato, il sistema operativo può decidere di spedirvi a Roma.
Perché tanto controlla lui l'hardware, le applicazioni non se ne renderanno conto. Fidarsi del sistema operativo alla cieca può far venire freddo. Volete un esempio atroce? Qualcuno, una nota compagnia sul giallino come logo, che di mestiere fa principalmente gestire server, poi tra l'altro consegna libri, mi dicono, no? Ha fatto un calcolatore con un display a carta elettronica che è diventato molto famoso, perché si leggono i libri sopra. No? A un certo punto il sistema operativo che gira su questo oggetto, che è controllato dalla compagnia giallina, ha controllo sui dati. Ha controllo sui dati vuol dire che i libri digitali che ci sono a bordo sono in controllo di quel sistema operativo. E per ragioni di gestione dei diritti digitali, la compagnia si riserva di cancellare dati che non rispettino i diritti digitali. Non diritti nel senso dell'uomo, diritti economici e editoriali. Secondo voi, qual è stato il romanzo che per un piccolo problema di diritti editoriali è stato cancellato di piatto da tutti i lettori, da questa compagnia giallina una volta? No, c'è ancora più ironia in tutto ciò. 1984 di Orwell. Cosa volete mai? E quindi sì, la compagnia giallina ha dato modo di dire: se controllo il sistema operativo, controllo la macchina. Letteralmente ha sfilato la copia di 1984 venduta fuori diritti da tutti i lettori digitali per un tempo. Bene, come metto una pezza il sistema operativo come lo facevo per i programmi? Posso fare reproducible build di un sistema operativo? Sì, con il kernel Linux è fattibile, stando più attenti a date e un altro paio di fattori che sono scomodi, ma si può fare. Oppure prendete la via aggressiva e, se vi dovete fidare molto del sistema operativo, anziché leggervi le 23,6 milioni di righe che sono il kernel Linux, è una lettura molto lunga, potete decidere di tagliare il sistema operativo, renderlo piccolino, e fare quello che si fa sulle smart card, dove i sistemi operativi sono nelle centinaia di migliaia di righe quando va male, e effettivamente se li si legge periodicamente. È crudo, ma è efficace. Mi avvio verso la chiusura con due cose. Quando ho detto firmware prima, cosa intendevo? Intendevo che quando ho detto che il PC ha delle periferiche, stavo barando. In realtà, se le periferiche sono complesse, ogni periferica è un calcolatore. Perché? Perché era più facile mettere un PC piccolo dentro un PC grande che non fare una periferica complicata. È successo, certo. È successo negli anni Ottanta, quando i dischi fissi erano lenti, e allora ci abbiamo messo una CPU attaccata, li abbiamo chiamati SCSI e via. Ora succede con le vostre schede Wi-Fi. Le vostre schede Wi-Fi hanno un processore separato che fa girare un microsistema operativo per gestire la rete wireless. Le vostre GPU, se sono grossette, cioè se sono dei due grossi produttori, hanno una CPU e un microsistemino operativo che le gestisce. I modem di tutti i vostri smartphone, voi in realtà avete due calcolatori in tasca. Uno è quello del processore principale dello smartphone e un altro isolato è quello che gestisce la connettività con la cella, su cui gira un altro sistema operativo di cui voi tipicamente non avete visione e che, ironia della sorte, per ragioni tecniche, ha controllo di quello principale. Perché può leggere e scrivere in memoria. E se posso leggere e scrivere in memoria ovunque, beh. E sì, i vostri dischi fissi sono in realtà dei calcolatori separati. A proposito, sì, ci gira Doom se vi impegnate. Anche su quelli. Perché? Perché gestire un disco elettromeccanico è difficile, un SSD anche, ci metto su un sistema operativo, un altro processore che gestisce la periferica e si finge periferica con il calcolatore principale. Come approcciate la cosa? Di solito vi fidate, nel senso che il produttore di hardware vi dà anche un grumino binario, che è il collage di sistema operativo e microapplicazioni che girano sulla periferica, lo chiama firmware, è meno spaventoso di ti ho dato un altro sistema operativo che non conosci e fa cose, e niente, il driver lo carica,
inizializza un altro PC che andrà in tandem con il vostro. Raramente ci sono i sorgenti di questi firmware, sono una delle noie principali. L'altra cosa è che nessuno vi ha detto, la CPU a bordo della periferica, quella del calcolatore piccolino, come è fatta? Non date per scontato l'utilità di un bel manuale di Instruction Set Architecture, perché se è brutto quando ce l'avete, e con Intel sono 5 manuali, se riempilate mi arrivano al petto, letteralmente da terra impilati mi arrivano al petto, non averlo è peggio. Avete un binario, non sapete le istruzioni macchine. Buona fortuna. Come si può mettere una pezza? O scegliendo periferiche in cui danno i sorgenti, qualcuno lo fa, per amor del cielo, o cambiando periferiche. Al momento i due punti critici su cui non posso lasciarvi che non con un beh, ragazzi, l'unica opzione è la pillola blu, sono le GPU di fascia alta. AMD e Nvidia non danno i sorgenti del controllore. Nvidia è passata a un controllore RISC-V, almeno c'è Lisa, magra consolazione. Qualcomm, per fare un nome, non dà sorgenti del modem. Ci sono i binari, è una meravigliosa architettura VLIW, per chi è già più avanti con gli anni, la vedrete ad ACA, è l'unico VLIW vivo che io conosca, praticamente. E buona fortuna. Quindi il vostro cellulare passa per una periferica che ricetrasmette i vostri dati il più fedelmente possibile. Se invece vi capita di voler vedere una lista di hardware per prenderlo direttamente o altro, la Free Software Foundation, la stessa del libertà del software, ha anche un bollino per hardware libero, cioè hardware che non vi obbliga a usare bloodbini. Avevo detto che ci fidiamo dell'hardware. Ho mentito parzialmente. Se volessi invece ispezionarlo l'hardware, come posso fare? Niente, prendo il silicio, do una fresata, procuro microscopio a scansione elettronico, guardo. Dopotutto i materiali riflettono in maniera diversa. Se qualcuno ha fatto una memoria permanente, come in questo caso, questo è un processore X86. Ci si domandava, ma il microcodice non è ispezionabile? Calma, non è ispezionabile. Perché? Ma perché è cablato. Va bene. Prendi il processore, togli cappuccio di alluminio, fresa processore fino ai transistor. Fai foto molto precisa. Qualche giorno non mi fidassi dell'hardware. Ma ci sono stati casi in cui è stato modificato dell'hardware per avere comportamenti intenzionalmente non esattamente attesi? Sì. Certo, la barra si sposta verso l'alto, ma ci sono stati casi, ad esempio, di componenti usati per uso militare prodotti da altre nazioni e modificati per avere delle linee di debug, no? Perché, mi servirebbe leggere per debug tutte le locazioni interne, anche quelle delle chiavi segrete, anche quelle delle chiavi segrete. Sono linee di debug. Quindi come fate a ispezionare dell'hardware? Alla fine della giornata, se si tratta di circuiti integrati, l'unico modo è prendete il silicio, lo affettate come un millefoglio in orizzontale. E guardate se c'è la crema tra ogni strato. Si può fare? Sì. È stato fatto anche indipendentemente quando i biglietti della metropolitana di Londra, che sono biglietti, erano biglietti contactless come lo sono adesso TM, avevano un sistema di autenticazione mai documentato. Quattro ragazzi si sono messi in cantina, butta biglietto nell'acetone, sfila chip, procurati carta vetrata molto sottile, grattugia, prendi il microscopio da amico biologo, fai foto. Il cifra vecchiotto si riusciva con un microscopio ottico. Si è scoperto che il cifrario della metropolitana di Londra era bucato, clamorosamente. Non li hanno lasciati pubblicare per un anno perché Philips rognava. Posso dire Philips perché adesso non è più Philips che lo accompagna? e niente, poi hanno pubblicato davvero il fatto che hanno fatto reverse engineering hardware di un cifrario rotto. Quindi sì, è fattibile. Il problema cos'è? È che se volete fare reverse engineering, ad esempio, di un X86, X86 è microcoded, le istruzioni non sono tutte cablate, ma alcune sono dei microprogrammini in una memoria, il cui contenuto è bruciato letteralmente sul design del chip. Sappiamo cosa c'è? Beh, fino a qualche anno fa la risposta era no. Poi, un gruppo di ricercatori con più fondi di quelli che l'avevano fatto in cantina ha comprato un microscopio elettronico a scansione, una molla diamantata di precisione, ha preso dei processori AMD, li ha molati fini fini per strato e ha fotografato.
la zona di ROM programmata, monoprogrammata, e incidentalmente le vie, i fili tra uno strato e l'altro, sono fatti solitamente di tungsteno. I fili invece orizzontali dei metal layer solitamente rame o alluminio. Questo vuol dire che riflettono gli elettroni in maniera diversa. Ah, quindi ho un microscopio elettronico, hanno una luminosità diversa. Ah, quindi vedo i puntini dove ci sono i fili, e sono degli uno cablati, o i puntini dove non ci sono. E facendo questo hanno estratto letteralmente qual è la microprogrammazione di processori AMD dal ferro. È evidente che funzionare funziona, per amor del cielo, non è economico, ma soprattutto, se volete poi riusare il dispositivo che avete ispezionato, non ce l'avete più. Posso andare a campione? Va bene, se proprio voglio. Oppure, e questa era fino a un paio di anni fa, più che altro nell'elucubrazione educata, rendermi conto che se qualcuno di malevolo vuole modificare un design hardware per aggiungere delle cose che facciano caratteristiche extra, deve sapere che design hardware ho. Un'alternativa è usare il cosiddetto hardware programmabile. L'hardware vero e proprio è nient'altro che una matrice gigante di cellettine che possono fare una qualunque funzione logica. Questi oggetti vanno sotto il nome di CPLD o FPGA a seconda di programmazione semipermanente o meno. Questo vuol dire che l'hardware vero e proprio che l'attaccante dovrebbe modificare è un lago di oggetti uniformi. Io poi lo programmo a caldo, io utente, per fargli fare quel che voglio. Se qualcuno vuole modificarlo e far danni, non può farlo perché è anticausale, non sa cosa ci metto sopra. Se si può farlo, è orribilmente difficile farlo in modo che sia utile a qualcosa. E quindi cosa succede se, anziché avere il mio processore classico, prendo un FPGA e ci carico sopra un processore con un progetto che posso ispezionare? Succede che è diventato orribilmente più difficile fare danni alla parte hardware, quasi ispezionabile. E le periferiche? Le periferiche, sarà ben che le faccia o molto ispezionabili a occhio, cioè sono componenti singoli, oppure anche loro con lo stesso scherzo. Mi propone un'altra FPGA più piccolina e ci metto sulla logica. Costicchia, perché le FPGA sono un po' più costose sul volume. Consumicchia, perché le FPGA non sono gentilissime sul consumo, ma hey, si accende e fa conti, quindi passa le due caratteristiche fondamentali. C'è un progetto di questa cosa, si chiama Precursor, l'autore è Andrew Huang, solitamente noto come Bunny Huang, sono quasi tutti per il soprannome, è la persona che è riuscita a entrare nella prima Xbox di Microsoft. Ha più o meno la mia, quindi insomma, relativamente grande. Ha detto, beh, sapete cosa faccio? Beh, vorrei fare uno smartphone con tutta questa filosofia, anche l'hardware è ispezionabile. Partiamo con un precursore che è uno smartphone complesso, l'ha chiamato Precursor. E questo oggetto che ho smontato sembra uno smartphone, solo che la scheda ha un FPGA e pochissimo altro a bordo, i componenti sono tutti sostanzialmente ispezionabili, la tastiera è fatta in modo tale che prendiate la scheda, la guardiate in controluce ed è un monostrato, quindi si vede che non hanno messo roba sulla tastiera. Altri livelli di paranoia? Il display non ha un chip di controllo, è solo un display passivo, e potete ispezionare in controluce le linee perché i circuiti integrati sono sotto vetro. Letteralmente potete guardare dentro al dispositivo. Si riesce a progettare? Sì, è chiaro, non ha dei gran costi per ragioni di economia di scala, ma è completamente ispezionabile. Come fate a farlo funzionare? Vi arriva il ferro, voi montate i pezzetti, avvitate viti, chiudete chassis e letteralmente caricate il vostro processore sul FPGA. A quel punto avete un RISC-V, come quello di Axo, un po' potente quello di Axo, su cui fate funzionare ciò che volete. E il sistema operativo? Beh, ha pensato bene di scriversene uno, da zero, sì, da zero. E questo oggetto fa da portafoglio per le password e un po' di altre cosine. Nonché mini comunicazione via wireless, cioè praticamente siamo tornati ai tempi delle agendine digitali che andavano in voga nei primi anni 90 tra i ragazzi, quando eravamo ragazzi. Potevate comunicare con i vicini, a salto vicino, però funziona. È chiaro, è un po' crudo, ma c'è una sola cosa che resta, e questo problema da informatici è ovunque.
Voi avete quindi una descrizione del processore. Come è fatta? Corrisponde a quello che carico sull'FPGA? No, è scritta in un linguaggio di alto livello, un po' come avete in C una descrizione del programma, che diventa un binario. E quindi c'è una cosa che fa il mestiere del compilatore qui in mezzo. Peccato che questo programma sia closed source e fatto dal produttore dell'FPGA. E quindi voi state caricando quello che assumete sia il processore. Certo, potete sempre prendere un oscilloscopio e controllare le linee. È un mestiere tedioso. Si fa, però, tanta pazienza. È come l'esercizietto con i diagrammi temporali, però con tanta pazienza e 600 pin, anziché 9. Non lo consiglio. Alternativamente, e anche questa è molto recente, è una tendenza che si è sviluppata negli ultimi 4-5 anni, poi la pandemia in mezzo ha fatto quel che ha fatto, ci sono strumenti di sintesi hardware open. Date una descrizione di alto livello del processore e questo vi sputa la spinta di bit che mettete nell'FPGA, tutto con una catena open. Quindi potete adesso verificare anche quello. L'unica cosa è che queste toolchain, che sono YOSIX e NSTNR, vanno in coppia. Questo è più o meno, gli arduristi me la perdoneranno, l'equivalente del compilatore, questo è l'equivalente dell'assemblatore. Gli arduristi mi perdonino tantissimo. Però la coppia funziona, è completamente open e va. Peccato che vada solo per delle FPGA di un produttore che ne fa di relativamente piccoline, abbastanza poco costose, ma non è il produttore principale, uno dei due principali sul mercato. Ci stiamo lavorando. Qualcuno letteralmente sta tentando di capire come emettere binario. Per il momento ci vorrà ancora un po'. Però sì, se volete ispezionare quindi applicazioni, check. Compilatore, check. Sistema operativo, check. Il ferro. Come ho generato il ferro? L'intera pila è tutta fattibile in linea di principio. Sottolineo in linea di principio. È una questione, ancora una volta, di fare una, o in questo caso più che altro una decina, di scelte consecutive. Dove fermarsi sta letteralmente al vostro tempo e a quanta voglia avete di aprire le scatole. Il sottoscritto stesso non arriva a solo pillole rosse fino al ferro, principalmente perché le notti sono finite, che è un grosso problema in ingegneria. Però l'importante è che sappiate che a ogni livello potete guardare dentro e essere sicuri che improvvisamente il vostro calcolatore generale non inizi a far giocare qualcun altro ad uno sulle vostre macchine. Con questo, grazie.